Allora, Alessandro Marchetti, segretario regionale di Roma e del Lazio, del Sud. Marchetti, da un punto di vista suo, di operatore della sicurezza, cosa pensa di questo clima che c'è a Roma da diverso tempo? Qualcuno addirittura sostiene che siamo tornati all'epoca della banda della Magliana. È un'esagerazione o è proprio così, secondo lei? Io credo che sicuramente c'è un aumento della criminalità e degli episodi criminosi. Da qui a parlare di bande criminali che si fronteggiano come gli anni 70, credo che ci sia ancora molto margine di intervento. Sicuramente sono degli episodi che debbono far riflettere sulla possibilità che si possa tornare a livelli di questo genere, ma credo che ancora siamo ben lontani, anche se ci sono episodi. Il fatto che non ci sia la banda della Magliana non significa ad esempio che non ci possa essere lo spaccio di droga. Lo spaccio di droga c'è anche con e senza banda della Magliana. Il problema è che poi questi traffici si scontrano tra di loro, questi trafficanti, e spesso succedono episodi come questo. Ma episodi come questo succedono anche perché forse si tratta di piccoli pesci. I pesci grandi, secondo me, ancora non sono ben evidenti. Veniamo adesso alla neopolizia di Roma Capitale. È cambiata, diciamo così, la denominazione, la ragione sociale, potremmo dire. Il look, le nuove livree delle auto di servizio, con questa fascia blu scuro, la scritta Polizia Roma Capitale. Ma tutto questo, secondo lei, è soltanto un'operazione di maquillage o effettivamente c'è qualcosa che sta cambiando all'interno della Polizia Capitolina? Guardi, la questione è molto vasta e va affrontata in tutti i suoi varie fasi. Intanto il Comune di Roma è stato trasformato nell'ente Roma Capitale, nell'ente locale, ente territoriale Roma Capitale, attraverso due leggi. Una legge del 2009 che ha rimandato poi ad un decreto legislativo del 2010 che è stato emanato, e quindi Roma è diventata, da Comune di Roma è diventato Roma Capitale, ma non c'è stata nessuna interruzione, tant'è che abbiamo lo stesso sindaco. Se si fosse formato un altro ente, probabilmente a norma di legge Roma avrebbe dovuto avere il commissariamento e si sarebbe dovuto procedere a nuove elezioni. Quindi mi sembrano un po' esagerate certe voci che girano sull'interruzione degli enti. Per quanto riguarda Roma e la Polizia Municipale di Roma Capitale, il termine Polizia Municipale era sembrato troppo lungo, e questa è la spiegazione ufficiale che ha dato anche il comandante del corpo, e quindi si è abbreviato in Polizia Roma Capitale, proprio come, diciamo così, come mero cambio di denominazione. Il maquillage fa parte del processo di trasformazione, perché se non è che non sei più Polizia Municipale, la legge è quella, sei Polizia Municipale a tutti gli effetti, perché si fa riferimento sempre alla legge 65. È stato trancato il nome Polizia Municipale perché sembrava troppo lungo, troppo pomposo, troppo, diciamo così, anche difficile nella pronuncia. È diventato Corpo Polizia Roma Capitale, la vera differenza è questa. Il problema della Polizia Municipale di Roma è il problema della Polizia Municipale di tutta Italia, è il problema di una legge, questa che abbiamo appena citato, la 65, che è ormai superata, che appartiene a vecchi sistemi, a considerare il poliziotto locale come un mero impiegato amministrativo, quando oggi la Polizia Municipale di Roma, ma già lo facevano prima le Polizie Municipali di tutta Italia, fa ben altri servizi, si occupa di sicurezza a tutti gli effetti, sicurezza urbana, lo prevede tra l'altro una legge dello Stato, si occupa di antiprostituzione, cosa che prima faceva solo Polizia e Carabinieri, si occupa di controllo degli immigrati, si occupa di controllo dei nomadi, sul fenomeno del nomadismo, si occupa di abusivismo commerciale, laddove nascono naturalmente, dove ha sfogo i falsi d'autore, le borse griffate, e quindi dove dietro c'è, e questo lo possiamo dire da anni, la criminalità organizzata, perché sappiamo tutti, si dice sempre,
ed è anche stato detto da pubblici ministeri che abbiamo le borse fatte dalla mafia cinese e le griffe date dalla camorra, questo è quello che si dice, quindi voglio dire in qualche modo è un ambiente dove ci sono interessi ben diversi da quello del semplice extracomunitario che viene utilizzato per fare la vendita. Quindi è un fenomeno molto più complesso e la Polizia Municipale è chiamata a intervenire anche su questi ambiti, come sulla piccola criminalità. La legge 65 invece prevedeva più il pizzardone, il vigile che faceva le doppie file, che faceva le soste, e oggi invece c'è bisogno di aumentare la presenza di divise sulle città, con lo Stato che in qualche modo, con il federalismo, è lo Stato che abbandona il territorio, perché ci sono meno poliziotti, meno carabinieri, meno polizia penitenziaria. È necessario che la polizia municipale, è l'unico organo di polizia che c'è sul territorio, ormai è rimasto, e come polizia di prossimità, ci sono anche poliziotti e carabinieri, ma sono molti di meno rispetto a decine di anni fa, abbia una legge nuova che gli consenta di intervenire a 360 gradi, perché poi alla fine è questo è quello che può. Da poco, tra l'altro, gli agenti di polizia di Roma Capitale hanno ricevuto in dotazione l'arma individuale, come le altre forze di polizia. Questo ha scatenato numerose polemiche. Il suo sindacato che posizione ha? Beh, il mio sindacato notoriamente è a favore, ma non perché la pistola deve servire per uccidere qualcuno, la pistola deve servire per poter consentire all'operatore di polizia di poter intervenire a 360 gradi. L'agente di polizia locale che sta al semaforo a regolare il traffico deve poter intervenire se c'è uno scippo, se c'è una rapina, se c'è come polizia di prossimità, non è che deve limitarsi a chiamiamo chi viene, chiamiamo il 113, che questo lo sanno fa pure i cittadini, chiama il 113, deve avere la capacità di intervenire, quindi deve avere la pistola se c'è necessità di dover usare l'arma contro un'arma da fuoco che ugualmente si confronta, deve avere il bastone estensibile se quello ha un coltello, perché contro un coltello, e deve avere lo spray antiaggressione se si tratta di una minaccia ad esempio fatta con un bastone, cioè deve avere una capacità di rispondere ad una forza che si contrappone nello stesso modo, perché se no è inferiore, non può aiutare il cittadino, non può intervenire per difendere il cittadino e per dare sicurezza se non ha sicurezza egli stesso. Per cui la pistola non è assolutamente, tra l'altro Roma era già armata poi per motivi politici, per cui sono anche motivi di scarso valore tecnico, per motivi politici venne disarmata perché i sindaci all'epoca dissero di essere contrario alla violenza, che non c'entra assolutamente niente con l'armamento della polizia locale, e decisero di toglierla. Poi sono rimasti alcuni agenti armati, bisognava fare il regolamento, questa amministrazione che si è ben comportata fino adesso l'ha fatto, almeno ha fatto quello che prevedeva la normativa vigente, e la polizia municipale sarà armata ed è armata in quasi tutta la sua, un'ottima percentuale, insomma stiamo parlando già su una media del 50%. Un'ultima cosa, una riflessione a livello che ci aiuterà a capire la situazione a livello nazionale, quindi ci spostiamo da Roma in tutto il territorio. Il sindacato lavoratori della Polizia Municipale, o meglio, voi operatori delle varie polizie locali, cosa chiedete alla politica? Ma guardi, noi chiediamo una cosa semplicissima, la politica deve smettere, a nostro avviso, di essere sempre indietro con il tempo. Vede, se lei fa due pacchetti di sicurezza come quelli che ha fatto il governo Berlusconi, dove dà ai sindaci dei poteri enormi in campo di sicurezza urbana, ma poi non gli dà lo strumento per poter intervenire, quelle ordinanze poi qualcuno le deve far rispettare. Ma lei non le può far rispettare se ha una polizia locale, lavoratori della polizia locale che hanno lo stesso contratto degli impiegati comunali amministrativi semplici. Perché lei poi non può pretendere che il sabato e la domenica, lo fa, lo pretende, si fa, ma è quasi, come dire, non è neanche un obbligo. È una forzatura. Perché poi, se lei prende il contratto nazionale, dice per eventi particolari si lavora la domenica. Allora, è possibile avere un contratto di polizia locale che non sia quello della polizia di Stato, che è assurdo. Sono due cose, diciamo, non diverse, ma hanno due datori di lavoro diversi, uno ha gli enti locali e uno ha lo Stato, ma
si potrebbe fare un contratto di diritto pubblico solo ed esclusivamente per i 60, 70, 80 mila operatori della polizia locale, comprendendo anche la polizia provinciale e la polizia dei parchi, che sono a tutti gli effetti polizia locale, e si potrebbe fare un contratto specifico. Quel contratto consentirebbe, ad esempio, guardi, le faccio un esempio banale. Oggi se lei assume un poliziotto municipale nel comune di Vatte la Pesca, quello può chiedere, fare una domandina e diventare dipendente amministrativo. È chiaro che il governo non potrà mai dire, a prescindere dal patto di stabilità, assumi per dare sicurezza, che la sicurezza è fondamentale, va anche oltre. Perché quello è una strada, allora io non posso assumere gli impiegati amministrativi perché oggi è sbloccato addirittura anche il turnover, li assumo come polizia municipale e poi li mando a fare i certificati all'anagrafe, perché io ho il problema dei certificati all'anagrafe. Allora questo è impossibile, allora noi dobbiamo avere un contratto separato, perché questo ci consente a tutti gli effetti di poter, consente agli enti locali di poter avere una polizia locale e dire tu sei un poliziotto, entri con uno stato giuridico specifico di poliziotto locale e per tutta la vita sai che viene a fare il poliziotto locale. Questo è uno dei tanti esempi che servono. Quindi lo Stato non può rimanere sempre indietro, lo Stato, il Parlamento, rispetto ai tempi. Una volta che tu hai fatto due pacchetti sicurezza come quello, che hai dato ai sindaci dei compiti enormi in tema di prostituzione, in tema di sicurezza urbana, in tematiche rispetto ai nomadi, perché poi vedi, il sindaco viene eletto direttamente, la gente non è che sta a guardare la criminalità, l'omicidio in strada, non è colpa d'Alemanno, perché Alemanno non è che si può occupare di polizia giudiziaria e quindi di prevenire i crimini, quello lo deve fare il questore, lo deve fare il prefetto, lo deve fare l'autorità giudiziaria. Però lui è responsabile politico degli omicidi e quindi se tu non gli dai poi gli strumenti per poter intervenire, è quello, non sa sabato, la domenica, e non sa chi metterci, il festivo deve chiedere se per cortesia qualcuno gli ha... Adesso la stiamo insomma un po'... Però in realtà è così, è chiaro, evidente che non ci sono gli strumenti. Quindi va rifatta la legge 65, lo dicevamo anche prima, va fatta una legge che sia al passo coi tempi e la politica deve fare questo. Deve fare le leggi e anticipare quelli che sono i processi che poi avvengono dopo 20 anni per necessità, e soprattutto deve evitare di farsi coinvolgere da certe lobby di potere che servono solamente a frenare il cambiamento della nostra nazione.